Il più schivo dei Liguri non è un uomo, non è una donna, non è un cantante, nemmeno un marinaio, è un gatto. Il gatto che i Liguri chiamano Sarvego, selvatico. La Liguria è una terra di forti contrasti, non solo tra il mare e la montagna, ma anche tra luoghi fortemente antropizzati e altri estremamente selvaggi. Non è quindi un caso che il gatto selvatico sia stato riscoperto proprio qui. Questo felino ha abitudini prevalentemente notturne. Ama ambienti boschivi come questo, dove caccia roditori, piccoli uccelli, ma anche rettili e anfibi. E non è un semplice gatto domestico che si è dato alla vita randagia. È un vero e proprio animale selvatico e questo è il suo ambiente naturale. Fino a pochi anni fa di questo animale non c'era traccia in questa zona dell'Appennino, o mi sbaglio? Esattamente, non ce n'era nessuna traccia e neppure nel Museo di Storia Naturale di Genova c'erano esemplari tassidermizzati o comunque di gatti selvatici della provincia di Genova. La nostra indagine si è diretta anche in questo senso, di parlare, intervistare con anziani del posto, anche cacciatori che ci hanno immediatamente o a volte dopo qualche bicchiere di vino narrato di come questo gatto grigio con la testa grossa cuscì e come ci hanno detto in tanti, si è sempre mosso negli ambienti più selvaggi delle loro valli. È un animale ovviamente molto elusivo. Come avete fatto per riprenderlo senza disturbarlo? L'utilizzo delle videotrappole è stato fondamentale perché a differenza della persona che è lì, che fa rumore, che fa odore, la videotrappola è piccola, è nascosta e appunto non crea disturbo.